assolutamente. Il coraggio del distributore è un parolone, nel senso che a volte avviene che c'è una carenza di coraggio, ma nella maggioranza dei casi è un problema finanziario. È vero che noi prendiamo come paragone la Francia. Allora vi do un dato, che è un dato che a noi ci è risultato solito sconvolgente. Nel 2011 l'Italia ha generato 108 milioni di presenze al cinema, di biglietti staccati. Per una popolazione di 60 milioni di abitanti, la Francia con 60 milioni di abitanti nel 2011 ha generato 215 milioni di biglietti staccati, più del doppio. Il doppio. Perché? In Francia ci sono 5.500 schermi, in Italia ce ne sono 3.800. In Italia manca da qualche anno la voglia di andare al cinema. È vero che c'è gente che aspetta determinati film e li vorrebbe vedere e non riesce a vederli perché dopo una settimana, dopo due settimane spariscono dal mercato. Ma è anche vero che purtroppo, non mi piace dirlo, ma è un'industria. Noi abbiamo un interlocutore commerciale che è il gestore della sala cinematografica. Se al momento in cui immettiamo sul mercato un prodotto, vogliamo immetterlo, vediamo che non c'è nessun interesse nel programmarlo, è ovvio che c'è un'elevazione del rischio economico che sale in maniera esponenziale. Si stanno facendo delle parecchie, diciamo, contromisure, contromosse. Ci sono delle società di distribuzione di film di qualità che si sono coalizzate, si sono aggregate e gestiscono un certo numero di cinema di qualità in tutta Italia, dove questi film hanno un po' più di sfruttamento. Ma anche lì c'è il limite. Per dirla tutta, Franco, in questo momento in Italia non c'è la voglia di andare al cinema. Da 4-5 anni sta calando in maniera drammatica. Probabilmente è un problema economico, non ci sono dubbi, anche se il biglietto del cinema è ancora una di quelle cose che è cresciuta molto meno nell'ambito della crisi degli ultimi anni. Non ci sono i soldi, la gente non può permetterselo, e è un cane che si morde la coda, cala la presenza nella sala, i gestori delle sale hanno bisogno di mantenere la redditività, per cui cambiano film costantemente per mantenere l'incasso, le strutture costano un patrimonio. Voi state in una sala, oggi seduti in una sala bellissima, comodissima, che sicuramente è costata tantissimo, che cade il personale, dei costi di gestione. E è per questo che i film di un determinato tipo di cinematografia non riescono a esprimersi sul mercato. Non dico che è un bene, tutt'altro, è un problema molto serio. In Francia si va al cinema, in Italia si va a vedere un film. C'è una grossa differenza. In Francia l'effetto branco, che è quello più utilizzato da un punto di vista di analisi, è usciamo, andiamo al cinema, poi decidiamo cosa vedere. Qui si va a vedere un film insieme e basta. Se quel film magari non c'è più o è piena la sala, non si va a vedere un altro film. Proprio perché manca questa, non dico cultura perché è un parolone anche abbastanza offensivo, manca questa voglia di utilizzare il cinema come svago generalizzato. Bisogna cercare di reinculcare, soprattutto nei giovani, questa voglia di andare al cinema, di far sì che sia un modo di passare il tempo, oltre che se, invece che starsene davanti a un computer o che ne so, andare a giocare con le slot machine.